Il 95% della nostra vita proviene dai programmi di vita, il come vivere la vita che riceviamo nei primi 7 anni di vita. Ecco perché i poveri restano poveri e i ricchi restano ricchi. Il film Matrix non è fantascienza, è un documentario. Ogni essere umano, e questo è un fatto, ogni umano i primi 7 anni di vita passa dal download all'ipnosi. Il cervello di un bambino sotto i 7 anni sta in una frequenza più bassa di vibrazioni. Hai presente quando mettono i fili sulla testa delle persone l'elettroencefalogramma per leggere le attività cerebrali? Un bambino sotto i 7 anni ha una vibrazione più bassa di coscienza che si chiama teta. Teta è l'immaginazione. Oh, ed è così che i bambini giocano a fare i supereroi, ma per loro è una cosa reale. Quando un bambino cavalca una scopa, ma per lui è un cavallo, quella è teta, è l'immaginazione. Teta è anche l'ipnosi. E l'idea è questa. Prima che tu possa diventare conscio di te stesso, se non hai nessun programma dentro di te, di cosa devi diventare conscio? Ed è così che la natura forma i primi 7 anni, fa tipo, che tipo di programmi sono necessari per vivere su questo pianeta? Ti dico come si ottengono. Teta è l'ipnosi. In quel periodo ti basta guardare, guardi i tuoi genitori, guardi i fratelli, guardi la tua piccola comunità che hai, perché si deve imparare. E quante centinaia di migliaia di regole comportamentali ci sono da imparare, ci pensi? Solo per essere un membro funzionale di una famiglia, un membro funzionale di una comunità, ci sono delle regole. E insegnare a un infante queste regole non devi neanche farlo. I primi 7 anni loro semplicemente osservano e le integrano dentro se stessi. E ti dico che fino a qua non è una cosa nuova. Voglio dire, c'è anche il famoso libro Padre ricco, padre povero, che fondamentalmente ti dice che se vieni da una famiglia povera potresti lottare tutta la vita sperando di diventare ricco e non farcela. E se invece vieni da una famiglia ricca, potresti essere scemo tutta la vita e farcela. E non perché fosse un modo di pensare, ma invece un comportamento inconscio che è stato scaricato dalle famiglie ricche dentro ai bambini, che è l'inconscio. E quindi stanno facendo le mosse giuste inconsciamente. Se invece impegnano la loro mente conscia, allora sembrano scemi. Ma in realtà è inconscio. Ed è la stessa cosa con i poveri, le persone povere hanno le credenze dalla famiglia. Oh, questo non puoi farlo, la vita è una sopravvivenza, le cose sono difficili, chi ti credi di essere? E se è questo il programma che ricevi, allora il 95% della tua giornata saboterai te stesso. Ed è per questo che i poveri restano poveri e i ricchi restano ricchi, per la programmazione. Il 95% della nostra vita, e questo è un fatto, viene da quei programmi nel subconscio. Ed ogni giorno è solo il 5% della tua vita in cui stai usando la tua mente conscia. Solo il 5%. Quindi la tua vita viene vissuta nonostante pensi di essere tu a viverla. Ed è così, solo che non lo vedi perché si chiama subconscio, sotto il conscio. E i gesuiti per 400 anni si sono vantati e la gente non capiva, dicevano «Datemi un bambino nei primi 7 anni e vi mostrerò l'uomo». E lo hanno detto per 400 anni perché sapevano che i primi 7 anni è il periodo in cui vieni programmato e il 95% della tua vita, dopo di esso, sarà qualsiasi cosa sia quel programma. Quindi la cosa è che non devi cercare di pensare a cosa fosse successo. Ti dico solo di guardare la tua vita, osservare. Le cose che ti piacciono e che entrano nella tua vita ci entrano perché hai un programma che le supporta. Ma qualsiasi cosa con cui lotti duramente, fatichi, l'impegno per farla accadere, questo è il motivo per cui riprogrammare il subconscio è veramente importante. È tipo, perché stai lavorando così duramente e nel modo sbagliato? Inevitabilmente hai un programma che non supporta quella conclusione, stai cercando di scavalcare, di sovrascrivere quel programma. Quindi non hai bisogno di spremerti così tanto e fare roba di psicologia. Ti basta guardare la tua vita e dire dove sto avendo difficoltà. Perché ovunque tu stia faticando, inevitabilmente c'è un programma nel tuo subconscio che ancora non supporta quella direzione che stai cercando. Allora la tua mente conscia può imparare in qualsiasi numero di modi, puoi leggere un libro di crescita personale, puoi
andare ad una conferenza, puoi ascoltare questo video e la tua mente conscia impara, assume un po', acquisisce un po' di consapevolezza. E io ti dico, sì, ma il fatto è che la tua mente subconscia non impara in quel modo, capito? La mente subconscia non impara in quel modo. La mente subconscia impara in due modi fondamentali. Il primo è in maniera naturale, ovvero l'ipnosi, i primi 7 anni di vita. E dopo i primi 7 anni, come facciamo ad installare nuovi programmi? La ripetizione, la pratica. Volevi guidare una macchina, non ti sei imparato a guidare una macchina salendoci dentro e infilando le chiavi. È come imparare l'alfabeto. Quante volte nella tua vita sei dovuto andare dalla A alla Z? Provi ad andare dalla A alla Z per completarlo. E una volta che l'hai completato, non devi più tornare indietro e farlo di nuovo. Quindi le due fasi in cui vuoi allenare la mente subconscia, ipnosi e ripetizione. Ed è molto carina l'ultima perché c'è anche una nuova frase che viene sbandierata in giro e che scaturisce anche un po' di controversia, di scalpore delle persone, che sarebbe fake it till you make it, fake it till you make it, fingi finché non lo diventi. Che cosa significa? Significa che se non sei una persona felice e vuoi essere una persona felice, allora ripeti sempre sono felice, sono felice, sono felice e dirai beh non sembri felice o altro, giusto no? A chi stai parlando? Stai parlando al tuo subconscio e se il tuo subconscio riceve, capisce che sono felice e il 95% della tua vita viene da quel subconscio, allora ci sarà un punto in cui il tuo subconscio avrà davvero ottenuto sono felice. Avrà davvero ottenuto sono felice e non ci sarà più bisogno di ripeterlo, sarà automatico. Ed è per questo che c'è la gente che fa le affermazioni, diari di gratitudine e altre cose, perché se lo fai ogni giorno è ripetitivo, tutto qui, è questa la parte segreta. Mettere invece un adesivo, un post-it sul frigorifero è più un suggerimento ma non è una ripetizione, quindi non funziona molto bene. Ma quello che devi fare tu è la ripetizione e la ripetizione è un'abitudine, quindi creare un'abitudine. Devi fare qualcosa religiosamente, nel senso di ripeterla, ripeterla, ripeterla per farla funzionare.